Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente entriamo nel vivo del corso avanzato sui tarocchi Rider-Waite. Quindi non mi perdo in lunghe e inutili premesse e iniziamo subito con la carta del matto che simboleggia l'inizio del viaggio. Vediamo un giovane con vesti stravaganti che cammina con passo leggero sull'orlo di un precipizio. Tiene in mano una rosa e un bastone da cui pende una bisaccia, un cane festante lo accompagna e alle sue spalle splende il sole. Il numero è il numero 0, ma non è il nulla, è il principio moltiplicatore di ogni numero e al tempo stesso è il cerchio che racchiude l'universo senza fine. Vediamo in questa carta alcuni simboli. Lo sguardo, che indica intelligenza e sognante attesa, è rivolto verso il cielo per indicare le aspirazioni spirituali. Il sole splende da dietro per illuminare la via e protegge il viaggio del matto. La piuma indica la leggerezza dei pensieri. La rosa indica la percezione della bellezza del mondo che il matto porta con sé nel suo viaggio. E il cane indica che nel matto mente e l'istinto è rappresentato dall'animale, percorrono la stessa strada. Adesso che abbiamo visto i simboli, vediamo quali sono i significati divinatori di base per poi passare ai significati avanzati. Il matto allude a una situazione in cui l'obiettivo primario è rappresentato dalla ricerca della verità e della conoscenza. Indica un'importante e imprevista influenza in riferimento ad alcuni aspetti della domanda formulata dal consultante. È l'inizio di un nuovo ciclo della sua vita, una sfida importante che può risolversi a suo favore, ma se condotta in maniera adeguata. Può indicare anche una difficile prova che, se superata, porterà a un percorso di maturazione. Così come anche una questione che per essere risolta richiede allo stesso tempo responsabilità e intuizione da parte del consultante. In alcuni casi indica una persona che insegue un ideale, abbandonando impulsivamente ogni altro interesse. Può anche rappresentare un personaggio ribelle o irresponsabile, così come la capacità di provare meraviglia. Infine, può rappresentare il movimento, l'estasi o persino la pazzia. Come avete potuto constatare, i significati sono tanti e sono diversi, ovviamente. Come dico sempre, per capire quali di questi significati utilizzare all'interno della stesura, bisogna tenere in considerazione anche le carte che ci sono intorno, il tipo di domanda, in generale la situazione. Però, mentre questi erano comunque significati divinatori di base, adesso vediamo insieme i significati avanzati. Per quanto riguarda questo genere di significati, dobbiamo considerare quattro sfere dell'esistenza e ognuna di queste quattro sfere va divisa per alcuni aspetti principali. La prima sfera è la vita personale e gli aspetti da considerare sono l'amore, il lavoro e il denaro. Per quanto riguarda l'amore, il matto esprime un idealismo portato all'estremo oppure una totale indifferenza, quindi ci sono due opposti. Per quanto riguarda il lavoro, indica doti inventive, tensione creativa, ma anche indolenza, svogliatezza e distacco. Per quanto riguarda il denaro, ci può essere un rapporto d'amore e odio che può esprimersi in atteggiamenti irrazionali, sia nello spendere che nel risparmiare. Per quanto riguarda la sfera della divinazione, invece, noi dobbiamo considerare una sentenza, un suggerimento e i tempi di realizzazione. La sentenza è un'idea, un viaggio o una nuova conoscenza che potrebbero cambiare la situazione. Un suggerimento è tenere in equilibrio idealismo e razionalità, cercare il significato nascosto delle cose ed essere sinceri con se stessi. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, noi dobbiamo considerare che legandosi al numero 0, il tempo del matto è indefinibile, imprevedibile e inaspettato. La sfera dell'anima e la psiche considera come aspetti l'autostima, la meditazione e la spiritualità. L'autostima ci dice controllare gli eccessi, tanto il narcisismo quanto la depressione profonda e autodistruttiva. Per quanto riguarda l'aspetto della meditazione,
ci viene suggerito di costruire il vuoto interiore per liberarsi da ogni fardello, quindi riempire questo vuoto interiore con l'amore per se stessi. E per quanto riguarda la spiritualità, invece, dobbiamo considerare che la medicina dell'anima è l'amore per il prossimo e la malattia sono l'egoismo, la vanità, l'avidità di piaceri. Per quanto riguarda invece la sfera dei significati esoterici, considereremo solo due aspetti, l'alchimia e l'astrologia. Partiamo dall'alchimia. Noi dobbiamo considerare che il matto si può collegare all'allume, che è il sale che genera gli altri sali, è il substrato immateriale di ogni materialità, quindi il fuoco della vita intellettuale. Per quanto riguarda l'astrologia, consideriamo lo zodiaco e l'aria, quindi il cerchio zodiacale che contiene tutti i segni. Il matto ne è schiavo e potenzialmente padrone. Quindi, dopo aver visto i significati divinatori più generali e i significati avanzati, possiamo dire che la simbologia di questo arcano è ambivalente, già che la possibile mancanza del numero gli permette di apparire sia all'inizio sia alla fine della serie dei tarocchi, e ciò è indicativo delle sue principali caratteristiche. Intanto la libertà che si spinge oltre qualsiasi ordine prestabilito e l'uomo che si pone fuori da ogni tempo. Quindi il matto rappresenta l'eterno pellegrino, l'iniziato che ripercorre le esperienze di tutti gli altri arcani alla ricerca della verità e della conoscenza. Quando appare all'inizio della serie degli arcani, quindi con il numero 0, simboleggia la persona che cammina senza coscienza, indica l'ambivalenza tra innocenza ed errore e rappresenta la mancanza di maturità. Se appare invece alla fine della serie, quindi con il numero 22, si manifesta come il saggio matto, quindi l'incompreso, felice che non vuole dimostrare nulla e che ha completato il suo percorso, libero da vincoli del mondo. Il matto è la rappresentazione esoterica della divinità e dell'infinito, la fiamma dello spirito che ci guida alla ricerca dell'assoluto. Come vi dicevo all'inizio di questo corso, per fare un'interpretazione avanzata non basta vedere quelli che sono i significati divinatori di base o comunque anche i significati avanzati che abbiamo appena visto, ma bisogna entrare ancora di più all'interno della simbologia della carta e quindi vedere quali sono i diversi aspetti dell'arcano. Per quanto riguarda i diversi aspetti del matto, lo dobbiamo considerare nel suo aspetto psicologico, intellettuale, emotivo e materiale. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, l'arcano del matto rappresenta quella parte della nostra psiche che non è stata plasmata e che permane quindi allo stato puro. Quindi ci aiuta a riscattare il bambino innocente e pieno di curiosità che va oltre le regole e che trasforma la nostra vita in una sfida. Con le sue sembianze da burlone, da buffone, ci insegna a ridere di noi stessi, ma è anche indice di una personalità indefinibile e sfuggente. Per quanto riguarda l'aspetto intellettuale, se consideriamo questo arcano con il numero 0 o con il numero 21, rappresenta comunque l'eterno cercatore, l'individuo della personalità inquieta che cambia facilmente la rotta, lasciandosi alle spalle l'ultima scoperta per sostituirla immediatamente con una nuova sfida. È l'intelligenza che va sempre un passo oltre, alla ricerca di un'utopia. Implica dispersione, ostinazione e a volte addirittura un modo per vagare quasi nella notte senza sapere esattamente dove si sta andando, senza rendersi troppo conto, un po' come se fosse una specie di sonnambulismo. L'aspetto emotivo, invece, indica sentimenti immaturi e infantili, o al contrario, l'amore totale verso la vita, senza limitazioni né eccezioni. Quindi, a seconda di come progredisce la vita del consultante, l'arcano può simboleggiare sia l'inesperienza emotiva sia i sentimenti più nobili. E per quanto riguarda l'aspetto materiale, dobbiamo considerare che nel mondo materiale questo arcano indica una situazione di caos nel quale tutto può succedere. Spesso avverte
l'allontanamento dalla realtà può portare a una situazione assurda o soltanto immaginaria. La sua apparizione mette in guardia rispetto ad una fase di movimento continuo che generalmente non porta da nessuna parte, ma che può creare solo delle preoccupazioni, una delusione o comunque delle situazioni di tensione. Consiglia quindi di non avere fretta, di non essere imprudenti e di tenere le finanze sotto controllo. Ci sono tantissimi significati e tanto materiale, ovviamente non dovete prendere tutto insieme, utilizzare tutto quello che io ho detto in questo video, ma per capire cosa utilizzare e cosa no all'interno di quella stesura ci vengono in aiuto le carte intorno e proprio per questo voglio parlare di alcune delle principali combinazioni. Non posso fare un video sulle combinazioni in senso generale perché sono infinite, quindi sarebbe veramente impossibile fare un video su tutte le possibili combinazioni esistenti all'interno di una stesura. Tuttavia, voglio darvi un paio di combinazioni che sono comunque utili e soprattutto che possono essere considerate quelle principali. Possiamo considerare il matto insieme alla morte o insieme alla torre, che può indicare delle tendenze autolesionistiche. Ovviamente con questa parola intendo dire che la persona potrebbe avere dei comportamenti che anziché favorirlo lo danneggiano, perché magari ha la tendenza a sacrificarsi troppo o comunque ad avere degli atteggiamenti che poi non gli portano mai dei vantaggi, ma degli svantaggi. Se invece appare con l'appeso, indica una persona ostinata. Se appaiono insieme diavolo, matto e luna, esiste la possibilità di venire condizionati e ingannati. Ovviamente queste sono solo alcune delle combinazioni, perché descriverle tutte sarebbe impossibile, in quanto sono davvero infinite, però comunque anche con queste si può già cominciare a capire come collegarlo alle altre carte. Siamo arrivati alla fine di questo lungo video, spero di avervi dato del materiale che possa esservi utile. Io come sempre sono disponibile a rispondere alle vostre domande, scrivetemele pure giù nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.